Il Palasport Estra ha ospitato la prima uscita stagionale dell'Amen Scuola Basket Arezzo, versione 2020-2021. La squadra di Milli ha affrontato il Perugia Basket in quella che ormai è diventato un appuntamento fisso del precampionato amaranto. Partita dai due volti per il quintetto aretino, pimpante e concreto nella prima parte di gara, un po' in difficoltà nella seconda, dove la maggior freschezza atletica di Perugia ha cambiato l'inerzia dell'incontro. Da segnalare tra le fila amaranto l'esordio in prima squadra di Leonardo Marroni, classe 2003, e Samuele Marcantoni, classe 2005. Prossima amichevole per la Mesba, giovedì sera Firenze contro l'Olympic Legnaia, avversario in campionato degli amaranto. Che sensazione ha avuto coach Massimiliano Villi? Allora, sensazioni sono abbastanza positive. Ovviamente siamo in fase di piena preparazione, c'è stato qualche aspetto un po' da rivedere, ma direi nel complesso dipende la parte finale della prestazione un po' incalando, dipende anche dai carichi di lavoro, della preparazione fisica. So che per esempio Perugia loro hanno iniziato molto prima rispetto a noi, sono nettamente anche più brillanti, sì, nella corsa, nell'esecuzione. Noi abbiamo anche Tenev avuto bloccato fino a qualche giorno fa per la questione della quarantena. Siamo indietro, evidentemente siamo indietro rispetto a loro, siamo in, certo, ancora in, corto di preparazione, sì, siamo nella parte iniziale della preparazione, che è normale che si è un po' più appesantiti, un po' più stanchi. Siamo partiti benino all'inizio, poi dopo man mano andando avanti anche l'aspetto è calato. Poi tutto legato insieme, c'è stato un po' di mancanza di energia, di voglia e un po' siamo calati alla fine.